Alle estremità due nuove rotatorie, una all'altezza di Via Petronio e Via della Pace, l'altra che interesserà Via Gramsci e Via Ponzerone. Un nuovo ponte sul torrente Petronio a fianco di quello della ferrovia, in mezzo una carreggiata lunga quasi 600 metri e larga 8, realizzata dove adesso ci sono i binari della ferrovia non più utilizzati. Questo prevede lo studio di fattibilità che il comune di Sesto Levante ha realizzato per dare una nuova viabilità alla frazione di Riva Trigoso e togliere dalle strade strette del borgo la presenza dei mezzi pesanti, quelli diretti sia all'Arinox ma soprattutto quelli verso lo stabilimento Fincantieri, un intervento atteso da decenni che adesso potrà essere realizzato. Abbiamo realizzato questo studio progettuale grazie a un finanziamento sulla messa in sicurezza idraulica del Petronio e devo dire che questa sede mi preme ringraziare molto, oltre che l'ufficio tecnico, anche RFI, con la quale è stato possibile raggiungere un accordo fondamentale per il progetto, poiché il grosso del sedime è terreno di RFI. E anche un ringraziamento va ad Arinox e a Fincantieri che hanno avuto da subito, hanno condiviso il nostro percorso. Passaggio successivo sarà la progettazione definitiva, per la quale il Comune ha chiesto un finanziamento alla Regione all'interno del bando regionale per la viabilità per un importo totale di 170.000 euro. Dopodiché dovranno essere trovate le risorse per la realizzazione dell'intervento. Abbiamo stimato che il costo di quest'opera è di circa 5 milioni e 300 mila euro, che per un'opera di questo tipo è un costo ragionevole, soprattutto per il fatto che dovrà essere supportato da finanziamenti regionali e nazionali, su cui stiamo avviando dei percorsi di reperimento, perché questa è un'opera di interesse sicuramente sovracomunale, ma è di interesse anche per lo sviluppo industriale di due aziende che hanno una valenza non solo nazionale, ma internazionale nei reciproci settori, sia Arinox che Fincantieri.